Credevo fosse Amore una iniziativa sinergica che vede protagonista e partecipe il ruolo istituzionale della consigliera di parità, l'avvocato Gina Lupo, peraltro lei è anche consigliere comunale di Taranto. Credevo fosse Amore un percorso che vuole mirare all'educazione di genere presso i giovani e presso le famiglie, ma partendo soprattutto dai giovani. Beh, l'Organizzazione Mondiale della Sanità in un convegno internazionale di Rimini qualche mese fa ha allertato tutti i paesi membri, dove se l'Italia è stata lodata per la normativa che è all'avanguardia, ricordiamo gratuito patrocinio per le donne che fanno violenza, querele che possono essere fatte in 6 mesi, provvedimenti come allontanamento, ammonimento, però ha detto che l'Italia è ancora indietro per un'educazione alla parità di genere che deve partire dal mondo della scuola. Qui oggi ci proviamo, partiamo con un progetto pilota, con un gruppo di ragazzi e ragazze dai 14 ai 17 anni che in questi 6 mesi parleranno con esperti di violenza, avranno un questionario anonimo perché Luigi da loro partiranno i suggerimenti per noi istituzioni. Vedrai bei elementi, momenti musicali, hai visto dipinti, abbiamo dei gadget che daremo loro perché noi dobbiamo parlare al cuore dei ragazzi e delle ragazze, perché i dati sulla violenza delle coppie giovanissime sono in aumento, ci hanno creato un allarme sociale per cui noi che rappresentiamo le istituzioni dobbiamo rimboccare le maniche e partire dal mondo della scuola. Scuola e famiglia e soprattutto da loro.